A Pescara i campionati indoor di pattinaggio corsa 2023, un fine settimana speciale, 17, 18, 19 febbraio, vale a dire venerdì, sabato e domenica, un appuntamento sportivo che ribadisce il ruolo di Pescara in questo sport a livello nazionale, grazie anche a quel pattinodromo coperto ex Gesuiti, un impianto unico in Italia. Sabatino Racu ci anticipa l'evento, si racconta come sportivo e chiude con una indicazione che vi sorprenderà. A volte gli investimenti sono importanti, pensare che verranno di nuovo qui 800 atleti quasi da tutta Italia per rinnovarti in due settimane e fare i campionati italiani indoor vuol dire non solo un indotto sportivo bello perché dietro tecnici, allenatori, dirigenti, follower, cioè un movimento che in qualche modo porterà a Pescara in due settimane quel circa 2000 persone, che è una cosa decisamente bella. Questo fa capire sempre di più quanto lo sport è importante, ma quanto è importante per un valore aggiunto che è il turismo, quindi avere opportunità di fare questo. E quando inizialmente parlavo di investimento, a volte ecco l'investimento di aver fatto un impianto coperto che è uno dei più belli d'Europa. Lei praticamente nella storia del pattinaggio, ma al di là di tutto del piacere di essere un dirigente, di fare cose importanti, il pattinaggio le piace? Beh, è tutta la mia vita, io sono nato pattinatore, devo tutto al pattinaggio e allo sport, io invito i giovani a farlo, il pattinaggio è una cosa bellissima. Che mi ha dato proprio da bambino, proprio dall'educazione, dall'equilibrio, dalla coordinazione dei movimenti che dovevo fare, ecco, mi permetto di trasmetterlo, ma me l'ha trasmesso nel lavoro, nella vita politica. Lo consiglio a tutti i ragazzi. Ma lo considero perché, e lo considero soprattutto, e mi rivolgo più alle mamme, ai papà, ai giovani, mettere dei pattini a un bambino di 3-4 anni, quindi sto parlando di età adolescente, per giocare, ci mancherebbe altro, e questo è studiato da equilibrio, coordinazione dei movimenti e destrezza. Equilibrio nella vita e nella politica. Nella vita e nella politica. Poi do un consiglio alle signore, il pattinaggio si sta scoprendo sempre di più, anche non solo come gioco, un valore molti vedono ai giovani, è vero, è lo sport dove i giovani guardano perché le rotelle ci sono, però è una gran preparazione atletica. Com'è bello andare a correre a piedi, io sono uno che corre a piedi, o in bicicletta, non denigro, ci mancherebbe altro, sono tutti belli, ma andare anche sulla riviera o su una pista ciclabile con i pattini, consiglio perché fa dei glutei bellissimi. Si può dire? Sì. Fa dei glutei. È glutei, si può dire. Si può dire.